La città nel Medioevo doveva essere, questo ormai l'abbiamo capito da tanto, molto diversa da quello che vediamo oggi. Soprattutto il profilo della città era totalmente diverso, non cupole, non tante quanto oggi, quantomeno, ma soprattutto torri, tanto che un turista pellegrino del 200, vedendo la città da lontano, la descrive come un campo di grano, talmente tante erano appunto queste torri che svettavano in città. Delle torri medievali oggi ne rimane una minima parte e molte sono nella zona tra, diciamo, via Merulana e appunto via dei Fori Imperiali. Molte delle altre, la quasi totalità delle altre, è stata a partire dal 400 abbattuta, riabbassata di altezza oppure inglobata in edifici successivi che le rendono oggi poco evidenti, anche se a un occhio allenato appaiono talvolta. Una delle più famose, anche non fosse altro per la sua collocazione a un passo da Piazza Venezia, è la Torre delle Milizie, qui alle mie spalle. Il nome ci fa intuire come questa torre fosse parte di un piccolo complesso fortificato, privato ovviamente, era ed è stato nel corso dei secoli di proprietà di diverse famiglie, tra cui anche i Caetani, che avevano appunto un piccolo fortilizio qui in una zona che è quella di via 4 Novembre, controllata dai loro acerrimi rivali, che era, erano la famiglia Colonna. Ed è stata una torre che quindi ha potuto vantare nel corso dei secoli un'importanza strategica fondamentale, che è stata poi successivamente inglobata in un monastero e che quindi proprio per questo si è probabilmente salvata fino ai giorni nostri. Salvata anche se non nella sua totalità, come vedete la parte alta della torre manca, è una torre che era costruita a cannocchiale ma che vede cadere nel settembre del 1348 la parte più alta per un terremoto che ha fatto appunto tremare la città e che ha fatto sì che il terreno sotto la torre cedesse in modo che, anche se non è troppo visibile da questa angolazione, ancora oggi la torre sia un pochino pendente, come la Torre di Pisa in sostanza. Così evidente, così grande, così svettante sulla parte bassa della città, questa torre è stata anche al centro di tante leggende, di tanti racconti. Il racconto che si tramanda di più nel corso dei secoli, e anche quello meno credibile, poi vedremo perché, è quello che vede Nerone, l'imperatore Nerone, cantare dall'alto della torre l'incendio della città e osservare appunto dall'alto le fiamme che stavano divorando Roma. Ovviamente abbiamo detto la torre essere medievale, Nerone è evidentemente un imperatore romano, come vedete le due cose non combaciano troppo ed è evidente che si tratti di una delle tante leggende che riguardano la Torre delle Milizie.